in grao. È forse la scena più bella di Roma città aperta, E fa effetto anche solo sentirla. Fa un effetto trascinante, vabbè, a noi poi suscita emozioni indimenticabili, ma io trovo molto bella anche cinematograficamente la scena. Cioè che c'è questa gossa disperata. Parla l'ex sceneggiatore in questo momento, più che il politico, La corsa disperata della Magnani con questo grido ripetuto, il camion che si allontana e poi insomma la scarica di mitraglia che è un effetto secondo me trascinante proprio di creazione e movimento che davvero una delle cose più belle del cinema italiano. Pietro Ingrao, già deputato al Parlamento, già presidente della Camera dei Deputati, da sempre anima inquieta della sinistra. Pochi lo conoscono per il suo rapporto con il cinema, giovane studente al Centro Sperimentale di Cinematografia, giovane soggettista con un altrettanto giovane Luchino Visconti, critico cinematografico. La prima volta che è andato al cinema? In un paese del sud della Campania, Santa Maria Capua Vetere. Prima di allora non sono andato al cinema, quindi io ci sono andato la prima volta che facevo la quinta elementare o il primo ginnasio. Mio padre era segretario comunale, era stato trasferito lì e lì c'era nel corso principale della città, c'era un teatro ma più in giù c'era il cinema. Con qualche soldino che ci davano a casa, qualche volta noi lo rubavamo di segreto nel taschino di papà, io sono andato a vedere i primi film certamente in quel cinema di Santa Maria Capua Vetere, come si chiamasse non lo so. Mi ricordo un film che mi rimase impresso, che devo citare, era Gli ultimi giorni di Pompei. Le altre due cose era, uno certamente ho visto Charlot e poi il western. Cinema della mia infanzia era un cinema molto silenzioso. Quello invece romano era... Quello romano, vabbè, siccome noi andavamo a cercare i vecchi film nei cinema di periferia, vabbè, c'era di tutto, insomma. E c'era anche poi la ragazza, ci si andava in un altro modo. C'era cioè una doppia avventura, certo. Quella che avveniva sullo schermo e quello che avveniva nella sala. Quando decise di scegliere la politica e non il cinema? Nel 1936, che è l'anno in cui io finisco il primo esperimento, il primo anno di alunno al Centro Sperimentale di Cinematografia, scoppia la guerra di Spagna e comincia un precipitare degli eventi politici che mi trascina oramai all'impegno politico.